La qualità della nostra rosa penso la conoscevamo tutti, è quello che ci sta facendo fare la differenza adesso, perché quando hai in panchina giocatori come Esposito, Minincleri, lo stesso Salvatori, diciamo tra virgolette Ciarcelluti, per un allenatore è facile fare i cambi. È normale. Sono stati bravi ragazzi a entrare bene, ma sinceramente, a parte la gestione, il secondo tempo dei cambi, noi dal primo minuto fino all'ultimo abbiamo dominato la partita. Siamo stati bravi a giocare in maniera propositiva contro una squadra che veniva da 16 risultati consecutivi, non a caso. Una squadra che, tra virgolette, cerca di farti giocare male perché ti chiude gli spazi. Noi siamo stati bravi sia nel primo che nel secondo tempo a giocare tra le linee. Infatti il primo gol di Minincleri è venuto in questo modo, è un'azione preparata in allenamento e sono stati bravi ragazzi a mettere tutto in pratica. Affrontiamo una squadra che come noi ha giocato lo stesso numero di partite nelle ultime settimane, a differenza nostra la rosa era diversa, non mi nascondo. Però io è normale la condizione fisica, oggi ho fatto la differenza, però anche la qualità del gioco, perché abbiamo giocato sempre, non ci siamo innervositi nell'ultima parte di partita perché loro erano bravi a chiudere gli spazi, abbiamo continuato a giocare senza frenesia e alla lunga ci ha portato alla vittoria, perché poi, come ho detto prima, è vero che sei una buona squadra, però se non hai voglia di giocare, di far vedere quello che sai fare, alla lunga fai fatica. Questa squadra, quando sono arrivato io, mentalmente era bloccatissima, non bloccata, bloccatissima, perché fisicamente stava bene e a livello tecnico-tattico stava bene. Era una squadra bloccata mentalmente perché erano convinti del loro valore, però si pensavano solo che si vinceva solo con i nomi, perché poi andavi a affrontare squadre che avevano più cattiveria di loro e alla lunga il risultato non lo portavi a casa. Adesso la prima cosa che mettono in campo è la cattiveria. Poi la qualità ce l'hanno, non è che è arrivato Pomante e ha portato qualità, la qualità già ce l'avevano prima. Io gli ho portato più mentalità aggressiva, più di cattiveria e alla fine i risultati stanno arrivando, però non dobbiamo mollare perché adesso, tra virgolette, abbiamo una domenica di recupero. Poi da mercoledì prossimo giocheremo fino a fine campionato praticamente, da quello che mi hanno detto, perché hanno spostato il calendario, quindi dobbiamo continuare su questo passo. È normale che un mese fa si parlava di altro. Adesso siamo stati bravi noi a far parlare, tra virgolette, di playoff. Però io penso che dobbiamo fare un passo alla volta, perché un mese fa, quando abbiamo iniziato dopo il Covid, il pensiero era un altro, perché giustamente non sapevi come ripartivi. Adesso siamo stati bravi a partire nel modo giusto, però dobbiamo continuare, dobbiamo mollare, perché non ci vuole niente a tornare indietro.